La prima serata della Madama Butterfly al Teatro dell'Aquila di Fermo è dedicata in particolare alle scuole. La seconda delle opere in cartellone per questa stagione lirica 2015-2016 dopo Il Barbiere di Siviglia approda al Teatro dell'Aquila di Fermo con un allestimento che è quello del Macerata Opera Festival con l'Orchestra Sinfonica del Rossini. Per quanto riguarda la regia è quella di Pierluigi Pizzi e noi abbiamo ascoltato la protagonista Madama Butterfly donata da Nunzio Lombardi. Puccini parla di amore e parla di morte, del resto di che altro vogliamo parlare, no? Da un punto di vista esistenziale sono i due cardini essenziali e senza la straordinaria poetica e visione della vita è, appunto, si snoda in mezzo a questi due cardini. Ora, rendere attuale anche queste due polarità, quindi tra amore e morte, indubbiamente è un desiderio, cioè vivere la vita talmente intensamente per cui la morte può avere una giustificazione, può avere un fine, sia che questa sia trascorra in maniera così naturale come avviene per la maggior parte delle persone, sia che questa sia interrotta, come in questo caso, in questa opera, da un sacrificio che non è tanto un volersi esporre nella morte, no? Come farebbe un kamikaze, in fondo Cho-Cho-San è una piccola kamikaze, ma è un andare altrove, un togliersi per concedere l'esistenza e la vita al suo bimbo, a suo padre e a tutti coloro che si prenderanno cura di questo bimbo. Un pubblico particolarmente giovane, come molti degli interpreti della Madama Butterfly, infatti a sedere in platea e sui palchi del Teatro dell'Aquila in particolare gli studenti delle scuole con i loro insegnanti ed alcuni genitori accompagnatori per un progetto voluto dalla Municipalità di Fermo che ha visto essere protagonisti i giovanissimi a prezzi favorevoli per avvicinarli all'opera, ma non soltanto durante la rappresentazione di stasera e l'anteprima che era stata fatta del Barbiere di Siviglia, bensì anche con una preparazione a scuola grazie al soprano Donzelli che è andata nelle scuole a preparare l'ascolto.